ragazzi, oggi facciamo dei deliziosi e golosi, ma tra virgolette, perché non li possiamo assaggiare ovviamente, cupcake con la linea Mold & Paint creativa della 4M, che permette di andare a stampare col gesso le proprie creazioni e poi andare a pitturarle, a decorarle, quindi con i colori presenti tutto, c'è tutto quello che serve dentro la confezione. La andiamo al solito a roteare, non so perché, ma lo faccio da una vita, e all'interno vediamo che troviamo tutto, per l'appunto, come vi dicevo, il necessaire, dalla polvere di gesso, eccola qua, allo stampo trasparente che contiene 6 cupcake che si possono di forma diversa. Devo dire, molto delizioso anche il look di questi cupcake, ha diversi temi, li vedremo tra un attimo nel dettaglio. 2 sacchetti da 100 grammi, vedremo quanti cupcake riusciamo a fare con questi sacchetti, e poi i colori. Abbiamo 5 colori, abbiamo dal blu, giallo, bianco, fucsia e viola, e un pennello ovviamente per andare a dipingere il tutto. Ma questi cupcake di gesso possono diventare anche dei magneti da frigo grazie a questa strisciata magnetica adesiva che possiamo tagliuzzare con le forbici, lo vedremo, e appiccicare ad esempio a una superficie metallica qualsiasi in giro per casa nostra o anche casa di altri. Abbiamo queste 2 pins che possiamo andare ad utilizzare per creare invece delle pins, non dei magneti, e quindi i nostri gessi li possiamo andare a pinnare ad esempio sul nostro zaino, insomma dove ci pare e ci piace. Queste sono le istruzioni, vado un po' veloce perché durante il tutorial vedremo ovviamente come si realizzano passo passo, dalla colata di gesso, la sua asciugatura, fino al dipingere. Qui abbiamo alcuni schemi colori classici che ci permettono di unire i colori base che abbiamo nella confezione per realizzare ulteriori sfumature di colore. Ma iniziamo ragazzi col realizzare le nostre creazioni. Tagliuzziamo il contenitore con la polvere di gesso da 50 a 70 ml d'acqua. Allora, all'inizio sono stato un po', diciamo, ho usato un po' meno acqua, quindi sono stato un po' più sui 50 ml, seguendo il 55 più o meno, seguendo il consiglio di mettere un po' di acqua alla volta per evitare la formazione di grumi, e poi ho girato. Mi raccomando, utilizzate una terrina, utilizzate una vaschetta che non sia qualcosa in cui mangiate. Ecco, io mi sono comprato una terrina di quelle basic al supermercato per fare creazioni, lavoretti, eccetera, ad esempio, e così poi la posso anche pulire veloce, stare tranquillo. Un cucchiaio va benissimo, un cucchiaio di plastica per mescolare come nel mio caso, e poi vado a, vedete, a rovesciare il contenuto di gesso quanto mettere nello stampo, insomma un po' d'occhio, no? Di modo che riempite pian piano lo stampo, non mettetene tantissimo, meglio piuttosto aggiungere, poi pian piano vedete che il gesso va a riempire tutta la superficie. E poi ricordatevi di dare, non come ho fatto adesso, infatti tra un po' faremo una seconda colata, di dare subito dei colpetti allo stampo per evitare che le bolle d'aria che si formano, perché si formano sempre, dopo rovinino la bellezza della vostra decorazione. In questo caso, già lo notate, il mio gesso è un po' troppo rappreso, ho messo un po' troppo poca acqua, nonostante adesso abbia battuto per bene, avete visto poi il gesso accelerando si è proprio spalmato bene nello stampo, alla fine non ho ottenuto un ottimo risultato. Dopo un'ora, perché deve stare un'ora ad asciugarsi, avevo inserito anche le pins, dopo un'ora il risultato non mi ha soddisfatto, perché vedete ragazzi, questi buchi enormi, sembra praticamente del formaggio, no scherzo, e quindi non ero proprio contento. Perché? Perché ho messo troppo poca acqua, infatti sono riuscito a fare solo 4 cupcake come vedete con un sacchetto, e in più non ho battuto subito lo stampo. Queste 2 cose unite assieme proprio non ho fede ragazzi, cioè troppe bollicine sopra. È facile staccare i vostri stampi dallo stampo trasparente, basta effettivamente schiacciare, il gesso è abbastanza resistente e non si rompe. Fatelo su una superficie che si può segnare, rovinare, eccetera. Proteggete, mi raccomando, il vostro tavolo da cuccucina, e se volete, come ho fatto io con i guanti, proteggete, ma più per sporcarvi, non per altro, anche le vostre mani. Se avete qualche refuso da togliere, come in questo caso, qualche sfrido, come si dice, di lavorazione, basta che lo rompete e se ne va via. Ma non ero pienamente soddisfatto, così volevo vedere con l'altro sacchetto, in effetti mettendo più acqua, che cosa succedeva. E allora ho messo qua, sì, siamo sui 70-72 ml d'acqua, l'ho messa anche qua piano piano, ho girato super veloce, proprio così, no scherzo, e ho ottenuto, avete visto, una pasta un po' più liquida. Qua si vede proprio la maggior liquidità rispetto al gesso fatto in precedenza. Qui si adagia molto più velocemente, batto subito il gesso per evitare che si formino le bolle, e devo dire, lo vedremo tra un attimo, che il risultato è molto migliore. Se non siete convinti che non c'è abbastanza gesso, lo aggiungete dopo. Mi raccomando, meglio metterne poco all'inizio e aggiungere che metterne tanto subito ed evitare che il gesso vada in giro poi dappertutto. E dopo 60 minuti ragazzi già si intuisce che il risultato è vai, è proprio un'altra cosa. Vado a schiacciare sullo stampo, tengo i miei gessi, eccolo qua gli stampi, e avete visto il risultato ragazzi, sono belli lisci lisci, guardate anche da super vicino in super macro
il risultato che si ottiene delle creazioni è veramente molto bello. La precisione è proprio assoluta nei dettagli dei nostri cupcake che andremo a dipingere. Vedete la differenza tra il formaggio da una parte e il formaggio liscio, no scherzo, spalmabile, dall'altra. Quindi no bolle, sì bolle e senza bolle. Direi proprio un'altra cosa, è bastato un pizzico di acqua in più. Insomma, col gesso bisogna prendere un attimo di mano e di pratica. Secondo me su questi 100 grammi che c'erano, puntate sui 70-72 ml d'acqua. Mescolate bene, con calma, non mescolate per più, mentre tanto inizia a colorare, non mescolate, secondo me è importante, non mescolate per più di 5-7 minuti, perché poi il gesso proprio tende a solidificare, cioè a restringersi, a prendersi in pochissimo tempo. Per cui mi raccomando, dovete essere un po' rapidi quando mescolate, preparate il vostro gesso, inizia a essere un po' liquido, è perfetto per essere colato nello stampo, ok? Non aspettate troppo, non state lì a girare, rigirare, girare, sennò il gesso si rapprende e a quel punto, ragazzi, le bolle e il formaggio è lì in agguato che vi aspetta. Ok, questo chiudiamo il capitolo sul gesso e andiamo a aprire quello sulla colorazione. Allora, i colori sono, credo, classiche temperi, hanno un aspetto però come tempere leggermente metallizzato, quindi danno anche un colore bello vivido ma leggero leggero metallizzato quando andate ad applicare sul vostro cupcake e aspettate che si asciughi il tutto. Il gesso dopo 60 minuti è asciugatissimo, quindi se volete potete anche fare tutto il lavoretto creativo in una giornata, non dovete aspettare una notte per andare a realizzare e avere quindi i vostri gessi da colorare. Magari volete fare un regalo, magari volete fare un pensiero, magari volete farveli semplicemente per voi, per la soddisfazione di farli e poi sfoggiarli in giro per le vostre superfici metalliche di casa, oppure appiccicarveli con le pinze. Dicevo, la colorazione. Allora, i dettagli sono veramente molto piccoli, perché vedete, vabbè che io ho un ditone immenso, ma i cupcake sono veramente piccolini, parliamo di qualche centimetro per qualche centimetro a occhio, e quindi mi raccomando, occhio nei dettagli. Allora, per i dettagli bisogna stare molto attenti, ovviamente, quando si è così sul piccolo. Il pennellino è piccolino, che è in dotazione, però non è così piccolino, e soprattutto il cupcake che è piccolo, quindi occhio al soprattutto all'orientamento delle setole. Quindi quando andate a fare i dettagli, meglio che prendiate il cupcake in mano come sto facendo io, mi sono messo i guanti perché poi pasticcio di brutto anche con i colori, mi conosco, e quindi poi non volevo magari toccare un colore con l'altro, fare mescolamenti, mescolazioni, miscelamenti eccetera, mentre miscelamenti, avete visto, li ho fatti invece con i colori per ottenere ovviamente un azzurro. In questo caso ho mescolato un po' di blu con un po' di bianco, mi raccomando, basta pochissimo blu per tantissimo bianco per fare un azzurro carta da zucchero proprio preciso, che poi lo zucchero col cupcake ci sta proprio bene, preciso preciso così. Vi dicevo, ritornavo alla precisione poi nell'andare a colorare. Seguite l'orientamento delle setole, non riuscite a dipingere perfettamente, pitturare, ma va bene anche pitturare, Davide, sempre nello stesso orientamento, perché poi le setole vogliono andare da una parte o vogliono andare dall'altra in base a come state premendo con la pressione. Per cui tenete il vostro cupcake in mano, aspettate che si asciughi, mi raccomando, tra un colore e l'altro. Io ho utilizzato la tecnica del famo tutto prima un colore e poi li passo tutti e sei, e poi famo il secondo colore e poi li passo di nuovo tutti e sei, di modo che nel tempo, in quei 5 minuti tra uno e l'altro, anche 10 facciamo, ci ho messo un bel po' di tempo a decorare tutto, è però stata una soddisfazione, vedete il risultato alla fine. E vi dicevo, mi raccomando, insomma, di non andare poi a mescolare i vari colori. E nonostante sia stato abbastanza ordinato fare tutto un colore, poi tutto un altro e poi tutto un altro ancora, alla fine devo dire mi sono un po' perso e mi è rimasto qualche colore qua e là, quindi ho dovuto magari rifarmi qualche colore. In questo caso sto facendo il rosa un po' più leggero, ho unito il fucsia presente all'interno del set, ci ho messo un po' di bianco e avete visto è arrivato questo rosa confetto. Poi facciamo anche i puntini, i dettagli qua sopra. Io mi sono ispirato alla copertina del set, però ovviamente si può pensare di inventarsi i propri colori, se avete delle tempo per usare le vostre, insomma volendo si può assolutamente andare a personalizzare questi cupcake e farli magari nello stile che più preferite voi. Andiamo a fare anche un lilla leggero leggero, quindi andando a mettere il viola, andando a mettere il bianco, e poi vedete il lilla più leggero lo utilizzo per la parte superiore di questo cupcake, e poi pian piano, avete visto, vado a fare tutti i dettagli. Sto cercando, come vi dicevo, di passare proprio da colore a colore. E ora a questo punto, ragazzi, è il turno dell'arancione. Ho mescolato un po' di rosa, ho mescolato un po' di giallo ed è venuto, devo dire, un discreto arancione per realizzare la parte base del cupcake, ma anche la parte del biscotto e forse quello che è il biscotto più impegnativo che avete intravisto, quello che c'ha proprio il biscotto con lo swirl, cioè il cupcake, scusate, più impegnativo, quello che c'ha il biscotto con lo swirl, in cui ho realizzato l'arancione ma poi anche questo
marroncino, che vuole essere la parte, diciamo, di cioccolato al latte, per realizzare anche la parte di cioccolato dello swirl. Questa è stata forse la parte più impegnativa, così come il colore più impegnativo era questo arancione frostato, leggermente metallizzato, però di cui sono abbastanza contento, che vedevo nella confezione dove ho mescolato, avete visto, giallo, un po' di fucsia, e per realizzare poi un po' di bianco, per realizzare poi alla fine questo effetto, che fosse un po' più arancione, un po' più bronzato, eccetera, di questo cupcake particolare. Ogni cupcake ha dei gusti differenti, questo c'ha la fragolina col biscotto, poi sopra ci sono anche degli Smarties, delle codite di zucchero che possiamo andare, secondo me, alla fine andare a dipingere, perché la cosa migliore è cercare di fare senz'altro gli spazi un po' più grandi, quindi le superfici un po' più grandi che stanno un po' più sotto da sfondo, e poi alla fine di tutto andare a mettere quelli che sono i dettagli. Quindi, come vedete, in questo caso sto facendo lo swirl, questa specie di ghirlanda swirl che sta sopra il topping di questo cupcake, e ho preferito farlo alla fine, di modo che magari vado a coprire quelle che sono le imprecisioni, stando sempre magari attenti quando abbiamo un colore pesante ad essere lì molto molto precisi, perché è difficile che il giallo riesca sempre a passarvi sopra il verde, soprattutto se il verde è un po' peggio. Ecco, senz'altro più passate di giallo aiutano, però magari è un po' difficile, quindi facendo un po' più attenzione su quelle. E poi sono contento del colore amarena che sono riuscito a dare alla marena, ragazzi. Non so come ho abbinato un po' di viola, giallo, eccetera, sono andato un po' dopo aver fatto un po' di combinazioni, ma sono soddisfatto del colore finale che ha tenuto la mia marena. Insomma, poi gli ho dato anche una girata col pennello dalla parte giusta, anche per poi cercare di dare quell'orientamento che desse un po' di verità, no? Quando la pittura lascia quelle strisciate un po' di materia, giustamente come fanno, come parlo, come pittori, quelli veri, ragazzi, ok? E poi andiamo a finire con gli ultimi dettagli. Avete visto che mi sono dimenticato qualche colore, in questo caso ho dimenticato l'interno del fiocco. Insomma, ci sta, quando hai 6 cupcake sotto mano, eccetera, e se ne ho lì un po' che dipingi, ci sta. E poi alla fine il risultato è questo, ragazzi. Devo dire che dà molta soddisfazione andare a stamparseli, vederli solidi di fronte a sé e poi vederli dipinti con le proprie mani. Secondo me il risultato creativo che si ottiene con un set che è veramente semplice, che ha tutto all'interno, che è tutto un fai da te, si ottiene veramente un ottimo risultato. Ma è ora di magnetizzarli, e quindi alla fine strisciata magnetica, sforbiciata magnetica, prendiamo questi adesivi e li mettiamo sul retro dei magneti. Qua bisogna essere stati bravi a dosare per bene il nostro gesso per avere una superficie bella liscia sul retro, altrimenti se è un po' grumulosa il magnete proprio non gli fa a stare appiccicato. Quindi magnete numero 1 sul cupcake alla fragola e biscotto, magnete numero 2 lo andiamo a mettere qua sotto questo cupcake versione cuoricini, più o meno basta questa come grandezza, perché il magnete, devo dire, è molto potente, mi ha stupito, e c'è magnete sufficiente per magnetizzarli tutti e 6, mentre se usate appunto 72-70 ml d'acqua riuscite a fare un'infornata di 6 più 6 cupcake. E avete visto come stanno sul nostro forno? Zazac, sono piazzati, dicevo, belli potenti, e se ne stanno per bene appiccicati, ragazzi. Ecco qui il risultato finale. Fatemi sapere, ragazzi, se vi è piaciuto, qual è il cupcake tra questi che vi piace di più, e se avete provato anche voi un set della serie Mold & Pay della 4M, ovvero avete gessato e poi avete dipinto le vostre creazioni. Se avete domande, commenti e informazioni, vi aspetto qua sotto, ragazzi, ai commenti nel video. Ci vediamo ai prossimi video qui su GBR. Presto alla prossima. Ciao ciao, Davide!